Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Ecco, prima di tutto voglio scusarmi per l'assenza in queste settimane, ma ho avuto un po' da fare. Mi scuso ancora, comunque adesso sono qui e continuo con i miei tutorial. Adesso continuiamo la Lancia Delta. Se vi ricordate eravamo rimasti in questo punto qua, però io ho dovuto, tanto per cambiare, io ho sbagliato a... Ricordate che nell'ultimo tutorial io i passaruota li avevo già fatti, la bombatura dei passaruota, però ho sbagliato perché andremo a complicarci il lavoro se lasciavo la bombatura, perciò l'ho dovuto riprendere e metterla a posto, perché sennò poi ci viene più complicato in seguito. Però come vedete io comunque diciamo la forma l'ho lasciata, la forma è rimasta, però ho dovuto togliere la presa d'aria e la bombatura, cioè la squadratura l'ho dovuta togliere. Poi ovviamente la faremo in seguito. Allora adesso andremo a crearci le nostre portiere. Allora, andiamo alla vista side. Adesso noi dobbiamo dividere le due portiere. Come facciamo? Procedere in questa maniera. Allora, sistemiamo gli edge. Andiamo a rispettare la riga. Allora, andiamo a... sempre a rispettare la nostra riga. Ok. Adesso ci servirà degli altri edge per creare quest'altra parte. Allora, andiamo a split edge. Deselezioniamo e andiamo a sistemare. A questo punto andremo a creare
il nostro portiere. Ecco, come noterete che io già, diciamo, mi portando un po' avanti perché il lavoro è già lungo di per sé, allora mi sono portato un pochino avanti, però il principio è lo stesso, come ho fatto, come ho creato, diciamo, la divisione fra la portiera anteriore e posteriore, ho fatto la stessa cosa creando la nostra linea, seguendo le linee, creando con gli edges, creando le nostre, diciamo, la linea delle nostre portiere. Adesso andremo a estrarre questa parte qua. Praticamente selezioniamo le facce, andremo a estrarre una parte di mesh, cioè quella che ci servirà per creare la nostra portiera. Verificare. A questo punto andiamo nel modificatore Polygons, modificatore in Mesh, nel modificatore Extract. Andiamo a estrarre. Praticamente lui cosa ha fatto? Ha estratto la Mesh. Vedete che è un altro praticamente sono diventate due mesh. Allora, adesso questa andremo nell'attributo di editor, andremo a chiamarla col suo nome, cioè portiera post invio. Ok, adesso andremo a crearci anche quella anteriore. E facciamo la stessa cosa. Mesh, Extract, e ha fatto la stessa cosa. Portiera anteriore, portiera posteriore. E qui facciamo la stessa cosa, andremo a rinominare portiera adesso abbiamo là le nostre due portiere. Ok, direi per questo tutorial tutto. Ci vediamo ai prossimi e continuiamo con l'estrarre il cofano, il
portellone posteriore, i vetri, eccetera. Ok? Ciao a tutti, alla prossima.